Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Bisogna pensare a un piano, ma soprattutto a chi sostituirà Mussolini. Il duca d'Acquarone propone il nome del maresciallo Pietro Badoglio, l'uomo del Piave e della vittoria nella prima guerra mondiale a Vittorio Veneto. A tramandare la memoria della famiglia Badoglio è Alessandro, figlio di Mario Badoglio, primogenito del maresciallo. Aveva 6 anni quando suo nonno è morto nel 1956. Che ricordi personali ha di suo nonno? Lei era un bambino, ma aveva 6 anni. Tra ciò che le hanno raccontato i suoi genitori e ciò che ha vissuto direttamente, come vede la figura di suo nonno? Io avevo un grande affetto per il nonno perché era reciproca come cosa. Lui mi prendeva in braccio. Credo che fosse l'unica persona che all'epoca mi aveva preso in braccio. Non so neanche se mio padre mi avesse preso in braccio. C'è una fotografia sua dove ormai anziano, ritirato, mi tiene in braccio e io sono poco più di un neonato. Evidentemente questa tenerezza nei miei confronti fa sì che io sentissi, anche se ero molto piccolo, un particolare affetto verso di lui. Però era comunque una persona rigida, era una persona che quando c'era da sgridare alzava la voce e si rigava dritti. Suo nonno dal 25 al 1940 è capo di Stato Maggiore Generale. Poi deve lasciare la responsabilità negli ultimi mesi, novembre e dicembre del 1940. Che cosa è successo? Il rapporto con Mussolini che non funziona? Sì, non c'è mai stato un grande feeling fra Mussolini e mio nonno. Ricordiamoci anche che nel momento in cui ci fu la marcia su Roma, il nonno si era offerto al re di poterla fermare in qualche ora, quindi non ha mai amato la figura di Mussolini. Maresciallo Badoglio, duca di Addis Abeba, giunge al palazzo del Vittorio per ricevere la tessera fascista consegnatagli dal vice segretario del partito, onorevole Serena. Mio nonno era un soldato, era un militare. Non era una camicia nera, non era un fascista, lui era un monarchico e si era opposto all'ingresso della guerra contro la Grecia. Eravamo male armati e non eravamo preparati. E per questo suo pensiero fu punito. E finì come ambasciatore in Brasile per un certo periodo come punizione. Qual era il rapporto di suo nonno monarchico, come lei ha detto, ma il rapporto personale con il re, con Vittorio Emanuele III? Era un buon rapporto, anche se Vittorio Emanuele era un personaggio diffidente di tutti. Però evidentemente apprezzava il nonno, perché sennò non l'avrebbe appoggiato nella scelta di confermarlo come capo del governo. Oltretutto i due, quando parlavano fra di loro, o parlavano francese o stretto piemontese. Il 16 luglio Badoglio incontra il re. Che cosa si siano detti non lo si sa esattamente, perché non ci sono testimoni. Sicuramente il re ha parlato a Badoglio della eventualità di arrivare nel giro di qualche giorno alla sostituzione di Mussolini e all'affidamento del potere a lui. Il ministro della Real Casa, il duca d'Acquarone, era stato ufficiale d'ordinanza di suo nonno. Nell'ultimo incontro prima della caduta di Mussolini, quando suo nonno andò al Quirinale avendo chiesto un'udienza al re, all'uscita d'Acquarone gli disse: lei deve tenersi pronto. Quindi suo nonno sapeva che stava succedendo un re d'Erazione. Sì, evidentemente sì, la si stava già preparando. Il
Su invito di Daquarone, Badoglio e il capo di Stato Maggiore, generale Vittorio Ambrosio, preparano un vero e proprio piano militare, senza gli scrupoli politici che tormentano il re, che ufficialmente non deve sapere nulla, ma il suo silenzio è la definitiva autorizzazione sovrana.